ad un'altra parte molto interessante e significativa che ci viene, come dire, sempre imposta dall'intervento normativo e da quanto prevede il 375 nel modificare il secondo comma del 2086 in relazione all'adozione di un adeguato assetto organizzativo, guardando al 377 che innerva questa fondamentale modifica strutturale su tutti i vari tipi societari. Sono a questo punto interessate da quella modifica, da quel secondo comma del 2086, dalle SPA alle SRL alle società di persone, e viene in gioco quel passaggio normativo dove ci dice che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni del 2086 e spetta esclusivamente agli amministratori quelli compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Questa previsione è stata sin dai primi commentatori oggetto di critiche, di dubbi, anche di eccesso di delega in relazione al primo comma dell'articolo 14 della legge delega, laddove ha fatto immaginare la possibilità che allorquando si parli di gestione che spetta agli amministratori, si quali incombe l'obbligo di conformazione dell'assetto organizzativo adeguato alla tempestiva emersione della crisi, abbia chiamato in gioco tutti coloro i quali hanno funzioni di gestione all'interno dei vari tipi societari. Si è posto quindi il problema se vi è spazio o meno per una distinzione tra un profilo generalissimo attinente al protocollo organizzativo della gestione degli assetti organizzativi dei vari tipi di società rispetto agli atti di gestione in senso stretto e concreto che possono anche essere assunti non direttamente dagli amministratori. Questa riflessione, questi dubbi investono fortemente il ruolo notarile, investono chiaramente gli obblighi di adeguamento conseguenziale che, se non ricordo male, scadono il 19 dicembre di quest'anno, e quindi diciamo siamo quasi arrivati per l'appunto a questo tipo di valutazioni. E quindi la domanda è: vi è la possibilità di distinguere un'attività di amministrazione della gestione dell'impresa dall'attività di gestione in senso stretto? E a cascata e conseguenzialmente anche per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti e via dicendo. Ancora, avuto riguardo alla posizione, soprattutto alle previsioni in materia di SRL e di società di persone, l'amministrazione disgiuntiva e quindi ad esempio la posizione dei soci non amministratori ai quali è riconosciuto un potere di veto, oppure tutte le previsioni che prevedono una riserva di potestà in capo ai singoli soci, hanno la possibilità di continuare a operare, a rilevare negli statuti e sono sganciati dalla previsione del secondo comma del 2086? Prego. La parola innanzitutto al dottore Calderoni, che è il presidente del Consiglio Notarile di Pisa. Grazie Presidente. De Simone per l'organizzazione di questo spettacolare convegno. Ringrazierei anche l'amministrazione comunale di Mantova del 1800 per averci regalato questo splendido teatro e per quello attuale che ce lo conserva. Il presidente Sciacca ha già introdotto il problema che mi tocca di affrontare. L'articolo 2086, ne hanno parlato quasi tutti, responsabilizza chiaramente l'imprenditore e quindi gli amministratori. Ora noi dobbiamo cercare di capire queste modifiche degli articoli 375, 76, 77 del codice della crisi d'impresa, quanto incidono concretamente, oltre che sul codice civile, sugli statuti e sui patti sociali delle nostre società. In realtà le modifiche riguardano gli articoli 22 e 57 per le società di persone, il 23 e 80 bis e il 2409 novies per le SPA e il 2475 per le SRL. Quale può essere quindi l'incidenza della riforma su questi patti sociali e sugli statuti? Il primo problema possibile è quello della questione dell'amministratore estraneo, cioè vale ancora il dubbio e il dibattito se sia ammissibile in una SNC o in una SAS un amministratore estraneo? La riforma in qualche modo inciso? Io crederei che non ci sia
non sia spostato molto il problema, nel senso che la novella nel codice del CCI responsabilizza gli amministratori, ma non muta il principio per cui nell'SNC e nelle SAS c'è la responsabilità illimitata dei soci, che appunto sono illimitatamente responsabili. Per cui io direi che rispetto al problema dell'amministratore estraneo, cioè se sia ammissibile o meno, io personalmente sarei per l'inammissibilità, ma il dibattito in dottrina e giurisprudenza è molto ampio, penso che non sia cambiato il problema, non siano cambiati i termini della questione. Dopodiché c'è il problema di cui parlava il presidente Sciacca, cioè degli assetti organizzativi delle società, cioè se sia possibile ritenere che oggi gli statuti dell'SRL che attribuiscano poteri ai soci, direttamente poteri di gestione, debbano essere cambiati o se invece possano andare avanti così come li abbiamo scritti per 15 anni, se è possibile incidere, se il codice della crisi d'impresa incida sulle eventuali competenze dell'assemblea e se il codice incide su autorizzazioni e parere che il codice civile attribuisce ai soci, al socio comandante nella SAS. E per quel che riguarda le società di capitali si pongono analoghi problemi con riferimento all'articolo 2479, al 2468 comma terzo per la SRL, al 2364 numero 5 per le società responsabilità, per le società per azioni. Quindi ci sono le modifiche di statuto invece sicure in tema di collegio sindacale, le modifiche all'articolo 2477. Sul collegio sindacale credo che parleranno i relatori di dopo e quindi vado ad affrontare la questione con cui abbiamo iniziato l'intervento. Allora, le opzioni interpretative rispetto al codice della crisi di impresa e alla ripartizione di competenze tra amministratori e assemblee nelle società di capitali e tra soci e amministratori nelle società di persone sono fondamentalmente tre, come ricostruite anche dallo studio 58 del 2019 del Codice del Consiglio Nazionale del Notariato. Una prima interpretazione, diciamo così, molto rigorosa, sostiene una possibile opzione interpretativa, sostiene che l'articolo 375 del Codice della Crisi d'Impresa abroga tutte le norme del Codice Civile che sostanzialmente rendono possibile l'attribuzione ai soci di una competenza amministrativa, una competenza operativa. L'altra interpretazione, quella cosiddetta riduzionista, afferma che il CCI non comporta alcuna reale modifica o abrogazione implicita delle norme. Una terza opzione, di cui parlava anche il Presidente, è quella secondo cui vi sarebbe una legittimità costituzionale per eccesso di delega del decreto delegato del CCI, in quanto la legge delega non consentiva queste modifiche, diciamo così, abrogatrici, e quindi vi sarebbe, a seguire un certo tipo di interpretazione, una legittimità costituzionale. Io direi che in concreto le opzioni sono due, cioè stabilire, si può avere due possibilità: o il codice della crisi d'impresa ha inciso sul codice civile, oppure dobbiamo accedere all'interpretazione riduzionista, cioè quella secondo cui in realtà modifiche concrete da apportare agli statuti non ce ne siano. E la dottrina notarile, quella dello studio che vi ho citato, ma anche di Petrelli e di Busani, sostanzialmente sono per la compatibilità dell'impianto del codice civile con le riforme attuate dal codice della crisi d'impresa e quindi ritengono che il codice della crisi d'impresa non abbia comportato un'abrogazione implicita di quelle norme del codice civile che consentivano, e secondo me continuano a consentire, un'attribuzione di poteri diciamo di tipo operativo amministrativo a soci e all'assemblea. In effetti ci sono dei canoni interpretativi abbastanza tradizionali che ci portano a questa soluzione. Intanto l'interpretazione letterale: abbiamo un codice di quasi 400 articoli che incide direttamente sul codice civile, che incide anche in maniera chirurgica modificando il 2086, modificando il 2257, inserendo in queste norme il principio dell'articolo 2086, cioè quello che abbiamo ripetuto varie volte oggi, cioè che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui al 2086 secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali, in forza di quel principio del 2086 novellato, devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a natura e dimensioni dell'impresa. Quindi l'interpretazione letterale, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata, conduce a questo risultato, poiché la legge delega parla di definizione di stato di crisi,
di adozione di misure di responsabilizzazione degli organi di gestione, ma non parla di spostamento dei rapporti, degli equilibri interni alla struttura corporativa delle società di capitali e interni alle società di persone. Diciamo che probabilmente quello che il legislatore voleva e vuole è la esclusiva attribuzione all'organo amministrativo della responsabilità organizzativa, cioè una responsabilizzazione in tema appunto di organizzazione degli strumenti, delle tutele tali da consentire la rilevazione appunto tempestiva della crisi di imprese. Non voglia invece il legislatore comportare un cambiamento della struttura interna delle società. Quindi io penserei, seguendo appunto la dottrina notarile di cui in qualche modo faccio parte, che l'incidenza della riforma sui patti sociali della SNC e delle SAS sia piuttosto limitata, e quindi riterrei possibile nella SNC e nelle SAS, possibile quindi da lasciare invariate come sono ovviamente, quelle clausole dei patti sociali che consentano ai soci, sia che sia prevista un'assemblea, sia che non sia prevista un'assemblea nelle società personali, di decidere sulle opposizioni in caso di amministrazione disgiuntiva che l'amministratore possa compiere agli atti che l'altro amministratore voglia compiere, oppure quelle clausole che consentano il ricorso all'assemblea o addirittura il ricorso preventivo all'assemblea per il compimento di alcune operazioni. E quindi riterrei parimenti ammissibile il potere dei soci, le clausole che consentono nelle SAS ai soci accomandanti di rilasciare autorizzazioni e pareri su specifiche questioni, e ovviamente quello di compiere operazioni su procura speciale rilasciata all'accomandatario, cose che sono previste tranquillamente dal 2320 del codice civile. Diciamo che da questo punto di vista io penserei di essere abbastanza tranquillo sul fatto che la riforma della legge della CC non comporti grosse modifiche. Più interessante invece è il problema relativo alla ripartizione dei poteri organizzativi tra gli amministratori, perché la ricostruzione che noi stiamo seguendo, quella di cui si è parlato anche prima e di cui parlava anche il Presidente, è che fondamentalmente la riforma del CC abbia voluto distinguere, ripartire la gestione di una società tra una gestione intesa in senso organizzativo e un'amministrazione intesa in senso operativa, laddove la riforma vuole responsabilizzare gli amministratori nel senso di organizzare l'azienda e quindi organizzare anche i controlli, e qui le norme sul collegio sindacale e tutto il resto, in modo che la crisi di impresa venga immediatamente rilevata e poi chiaramente ostacolata, mentre i poteri operativi e l'amministrazione, quindi il compimento dei singoli atti, rimane regolato dalla disciplina previgente, quindi senza un'eccessiva o nuova responsabilizzazione degli amministratori. Il problema è che spesso nelle società di persone noi abbiamo delle clausole che per motivi paracivilistici, fondamentalmente per ridurre l'incidenza di eventuali sanzioni amministrative, ad esempio in materia di disposizioni sul rapporto di lavoro, sulla tutela della salute dei lavoratori, oppure in materia di ambiente, sono delle clausole nei patti sociali che molti di voi avranno visto, secondo cui un amministratore deve occuparsi esclusivamente di alcuni compiti organizzativi in materia appunto di dipendenti, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro, e un altro amministratore invece si occupi solo della gestione operativa. Ecco, questo tipo di clausole potrebbe essere dubbio, perché se la legge vuole responsabilizzare gli amministratori dal punto di vista dell'organizzazione della struttura aziendale, probabilmente una clausola che rimetta a un solo amministratore la competenza ad occuparsi di tutta una serie di cose potrebbe essere dubbia, o quantomeno potrebbe ritenersi che questa clausola non sia idonea ad esonerare da responsabilità l'altro amministratore. Il CNN, lo studio del Consiglio Nazionale Notariato, ritiene la clausola legittima, e probabilmente la soluzione è proprio nel senso che è legittima la ripartizione di competenze, ma non esclude più, almeno dal punto di vista civilistico, la responsabilità dell'amministratore che non si occupi dell'organizzazione. In ogni caso, sicuramente direi che non venga meno un obbligo di informazione e di controllo reciproco tra gli amministratori delle società di persone. Per quel che riguarda quindi le SRL, su cui parlerà più diffusamente il collega Pondrano, qui c'è oltre alle modifiche
In tema di amministrazione, su cui appunto non mi dilungo, c'è un nuovo articolo 2400, un nuovo sesto comma dell'articolo 2475 che prevede una diretta applicabilità in quanto compatibile dell'articolo 2381. Il 2381 è la norma fondamentalmente sulla delega di poteri dal Consiglio di amministrazione agli amministratori delegati. Io non credo che la norma abbia voluto risolvere il problema del se il 2381 si applicasse all'SRL, perché credo che tutti i notai l'abbiano sempre ritenuto applicabile. Io credo, e questo lo dice anche il collega Petrelli, che la ratio della norma sia quella paradossalmente di deresponsabilizzare in qualche modo gli amministratori non operativi, cioè gli amministratori non delegati, in qualche modo concentrando sugli amministratori operativi le responsabilità in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Quindi probabilmente questo richiamo espresso al 2381 nasce proprio nella stessa ratio di responsabilizzazione del soggetto che effettivamente è tenuto ad organizzare l'azienda. Chiaramente in società grosse con un ampio consiglio di amministrazione in cui fondamentalmente decidono i delegati, gli amministratori delegati, probabilmente la norma ha proprio il senso di attribuire a questi soggetti la responsabilità. Quindi, nel concreto, cosa dobbiamo andare a mutare in questi benedetti statuti? Potremmo dire, soprattutto per le zone di persone, non c'è da cambiare niente, va tutto bene. In realtà io credo che la legge sia innanzitutto l'occasione per andare a rileggere questi patti sociali. Io trovo spesso delle società di persone, e credo che anche qui in provincia di Mantova siano piuttosto frequenti, con il capitale in euro, con clausole compromissorie o clausole arbitrali che non sono adeguate al decreto 5 del 2003, con rinvia delle norme oramai abrogate. Una volta ho trovato una società, ma non molti anni fa, che aveva una clausola di continuazione per cui non potevano essere cedute le quote agli eredi se di sesso femminile. Questa era una società del 39. Dopodiché credo che bisogna avere un poco di riflessione sulle norme che appunto ripartiscano i poteri organizzativi, i poteri amministrativi in senso di organizzazione della struttura aziendale tra gli amministratori e anche, cioè tra gruppi di amministratori, e anche le norme che ripartiscano tra amministratori e soci questi poteri, quando ovviamente parliamo di poteri, doveri di tipo organizzativo e gestionale, quindi tutto ciò che attiene non tanto alla fase operativa, al compimento degli atti di gestione, quanto al compimento degli atti di amministrazione, quanto appunto alla organizzazione dell'azienda in modo tale da poter essere pronta ad affrontare una crisi. E probabilmente, qualora ci siano queste clausole appunto da mettere sotto il riflettore, sarebbe interessante prevedere degli obblighi di informazione e vigilanza reciproca tra gli amministratori. Quanto alle società di capitali, ovviamente vanno fatte le modifiche in tema di organo di controllo per quegli statuti che prevedano un richiamo specifico alle norme di legge, ovviamente, perché se uno ricopia il codice civile rischia sempre che poi cambi. E le norme sul collegio sindacale quante volte sono cambiate negli ultimi 10 anni? 4, 5, quest'anno 2, quindi per quelle clausole che fossero troppo specifiche io suggerirei chiaramente di andarle a modificare, a quelle che non sono modificate già per legge. Per quel che riguarda la ripartizione di competenze tra amministratori e assemblea, ribadisco che secondo me non c'è da modificare molto, se non allorché ci troviamo in presenza di una ripartizione di competenze tra soci e amministratori, la quale appunto impinga troppo, quella in cui l'assemblea impinga troppo nei poteri di organizzazione degli amministratori, soprattutto come rimodulati alla luce del nuovo 2086. Chiaramente, e questo vale più per i commercialisti e per gli avvocati, bisogna fare attenzione adesso alle nuove delibere di consiglio di amministrazione che deleghino determinati poteri agli amministratori operativi, e anche qui stabilire esattamente cosa fa l'operativo e cosa fa soprattutto l'amministratore non operativo, o cosa non fa, perché in passato c'era questa giurisprudenza abbastanza dura e cattiva sugli amministratori non operativi, i quali erano tenuti comunque a un dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori delegati. Probabilmente ora con questo richiamo anche nell'SRL al 2381 si può auspicare una giurisprudenza un po' più attenta alle responsabilità degli amministratori operativi.
Non voglio dire però che non ci sia più nulla da cambiare e che la legge dal punto di vista dell'attività notarile alla fine conti poco, perché io credo che noi dobbiamo recepire il trend legislativo, no? Il vento che ci porta il legislatore, e probabilmente ipotizzare anche che un po' il lavoro del notaio, quello che dirà la giurisprudenza tra 3, 4, 5 anni. Ora, il compito antiprocessuale del notaio è proprio quello di prevedere quello che un giudice potrà dire a seguito di un'intuizione di un avvocato magari tra 15 anni. E quindi cercare di cogliere il trend. Il trend, secondo me, è nel senso che comunque la posizione degli amministratori è in qualche modo rivalutata e posta sotto i riflettori, per cui ad esempio io chiamerei un po' borderline alcuni statuti, proprio al confine con l'incerto giuridico, quegli statuti di SRL che prevedono ad esempio nelle società immobiliari l'autorizzazione dei soci agli amministratori per il compimento di qualunque atto di acquisto o di vendita, perché è vero che abbiamo detto che la gestione, cioè che l'organizzazione dell'azienda spetta agli amministratori, ma che i soci possono incidere sulla gestione, però una cosa è incidere con l'autorizzazione per l'acquisto della sede sociale o per un investimento immobiliare che sia enormemente superiore al capitale sociale, è una cosa è dover autorizzare ogni singola operazione. Questo potrebbe essere un qualcosa da ripensare. Parimenti, lo dico perché spesso molti operatori pratici mi portano gli statuti già confezionati di SRL, magari che hanno 11.000 euro di capitale e che prevedono l'emissione di titoli di debito. Se la legge nuova ci dice che l'amministratore deve organizzare l'azienda in modo che sia con una struttura che sia adeguata, se noi prevediamo quantomeno, cioè anche nello statuto, una struttura potenzialmente enorme, un'attività della società enorme, appunto, che deve mettere i titoli di debito, probabilmente anche la posizione dell'amministratore potrebbe essere in qualche modo aggravata da queste previsioni statutarie enormi. E poi fatemi dire due cose un po' stravaganti rispetto all'oggetto della relazione, però credo che sia importante sottolinearlo, visto che parliamo di adeguamento degli statuti: la durata delle società. Ora, ogni volta che un notaio costituisce una SRL e mette una durata a 15 anni, il socio guarda il notaio lo guarda un po' male, perché dice il notaio vuole lucrare tra 15 anni l'atto di proroga della durata. In realtà c'è una giurisprudenza recente, abbastanza recente, credo proprio della Cassazione, che dice che anche nelle società di capitali la durata che eccede la vita lavorativa, la società che sia contratta per una durata che eccede la vita lavorativa del socio, si considera contratta a tempo indeterminato. Se così è, la società a tempo indeterminato attribuisce, lo statuto di una società che sia prevista a tempo indeterminato attribuisce per legge il diritto di recesso libero col preavviso di 6 mesi. Quindi farei attenzione a questa durata. Se abbiamo il socio che ha 50 anni, probabilmente una durata di 15 anni, 17 forse è il massimo che si possa ritenere tranquillizzante. E anche le clausole di gradimento, che a tutti, tanti commercialisti, ma anche magari a qualcuno presente in sala, piacciono tanto, io le trovo pericolosissime, perché è difficile configurare una clausola di gradimento, sia che preveda poi il riacquisto delle quote d'opera della società, sia che non lo preveda, che in qualche modo possa resistere ad un vaglio giurisprudenziale favorevole rispetto poi all'esercizio del diritto di recesso del socio che se ne voglia andare. Queste sono vere e proprie mine vaganti, e quindi forse dovrebbero essere modificate negli statuti più che le norme in tema di amministrazione. Un'ultima osservazione, 5 minuti ce li ho, è sulla direttiva dell'Unione Europea, la 1151, sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Questa direttiva è entrata in vigore di luglio, ci sono 2 anni per l'attuazione, c'è già stata una riunione a Bruxelles il 20 settembre per iniziare le procedure di attuazione della direttiva. Praticamente le piccole e medie imprese, che però secondo la definizione comunitaria sono praticamente l'80-90% della nostra società, per le piccole e medie imprese dovrebbe essere possibile costituire una società a responsabilità limitata usando modelli di atti costitutivi che dovrebbero essere disponibili online. E tali modelli potrebbero contenere una serie predefinita di opzioni in conformità al diritto nazionale, e i richiedenti dovrebbero poter scegliere tra l'uso di questo modello o la costituzione invece col sistema tradizionale.
È chiaro che questa direttiva rende le nostre discussioni un po' oziose se attuata in un certo modo. Cioè noi professionisti di civil law siamo abituati a un tipo di diritto scritto che si trova entro certi canoni e in cui è valorizzata la funzione del professionista che si occupa appunto della redazione di questi testi. Nel common law c'è molta maggiore libertà e c'è poi un eventuale ricorso al giudice, che però è raro. Se noi ci lasciamo prendere da questo trend di common law e svalutiamo il nostro ruolo e accettiamo che uno statuto confezionato dal legislatore, dall'autorità amministrativa possa servire sempre in tutti i casi, è chiaro che abbandoniamo una parte del nostro lavoro. Per cui è chiaro che dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, non solo nei confronti, una vigilanza nei confronti del legislatore, che ovviamente è possibile entro certi limiti, ma direi una vigilanza nei confronti di noi stessi. Probabilmente i sistemi di common law hanno bisogno di un po' di civil law, tant'è vero che la Cina ha scelto il notariato di tipo latino, però credo che la responsabilità sia nostra e tutti noi professionisti. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e farlo bene, perché se il legislatore comunitario ritiene che un modello online possa sostituire l'operato dell'avvocato, del commercialista e del notaio, e tutti voi sapete che per costituire una società, se non servono tutte e tre i professionisti, probabilmente almeno due dei tre servono sicuramente, vuol dire però che il legislatore segue un'idea di chi lo ha eletto, segue un'idea della gente. Se la gente pensa che i professionisti non servano a nulla, e qui non stiamo parlando di intelligenza artificiale, badate bene, vuol dire che il modo in cui i professionisti svolgono il loro ruolo probabilmente non è percepito o svolto male. Dico questo soprattutto a beneficio dei colleghi notai, perché il notaio mero certificatore non esiste più da decenni, però esiste un notaio che a volte appare mero certificatore anche quando non lo è. Invece il notaio deve vedere, deve ipotizzare, deve immaginare le possibili criticità, il che non vuol dire creare problemi inesistenti, però vuol dire guardarli i problemi possibili. Avere questa funzione antiprocessuale a lunga scadenza, anche perché l'operato buono del notaio e del soggetto che scrive lo statuto si vede proprio a distanza di anni. Se questo lavoro non viene svolto bene da noi notai, ma anche dagli avvocati e dai commercialisti, questo lavoro ci verrà tolto e spariremo dalla scena. E con questo sparisco, io vi saluto, grazie. Grazie il dottore Calderoni per una lettura conservativa e rassicurante delle novità introdotte con gli articoli 375 e 77, e devo dire ho molto condiviso il richiamo comunque allo stress test degli statuti che i notai devono compiere anche in una prospettiva futura di possibile controversia giudiziaria. Ha avuto riguardo al fatto che l'infrastruttura organizzativa, informativa e tecnologica deve essere il proprium della funzione dell'amministratore. Tutta una serie di clausole indubbiamente possono andare anche pesantemente ad incidere in quello che invece il legislatore ha visto come un quid proprium degli amministratori stessi. Prego il dottore Pontrano Altavilla, che è notaio in Asola. Grazie a tutti, grazie alla dottoressa De Simone che presiede mirabilmente questo convegno e grazie per l'invito. Il tema del mio argomento è centrato principalmente sulla riforma dell'articolo 2475 del Codice Civile, che andando a sovvertire l'impianto normativo della società a responsabilità limitata in relazione alla parte relativa all'organo amministrativo, prevede che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di quell'articolo 2086 secondo comma, abbiamo detto norma cardine della riforma, e spetta esclusivamente agli amministratori. Principio questo stabilito prima della riforma esclusivamente nel caso società per azioni, mentre invece la società a responsabilità limitata si caratterizzava per l'esistenza di un modello corporativo attenuato.
specialmente in relazione ad alcune facoltà che erano consentite ai soci uti singulis o riuniti in assemblea, quali quelle previste dall'articolo 2479 che rubricato decisioni dei soci prevede che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro attenzione. Cioè l'assemblea può decidere autonomamente in relazione a specifiche materie di gestione diretta della società, o adottando direttamente la decisione o autorizzando gli amministratori a compiere determinati atti. Ricordiamo poi l'articolo 2468 in tema di diritti particolari dei soci, che oltre al caso dell'attribuzione degli utili possono vertere in relazione a specifici diritti amministrativi. E in più vi è l'articolo 2476,8 che prevede la responsabilità dei soci per gli atti che hanno compiuto o autorizzato determinate operazioni che si sono rivelate dannose per la società. Responsabilità dei soci che, si badi bene, si accompagna a quella degli amministratori che hanno posto in esecuzione l'operazione. Questo è un punto molto rilevante in relazione a quello che andremo a dire dopo in ordine alla possibilità o meno di eliminare dall'ambito operativo dell'SRL l'organo amministrativo. Il nuovo articolo 86 quindi assume un ruolo fondamentale. Penso che questo sia un fil rouge che lega tutti gli interventi di oggi. Prevede l'obbligo per l'organo amministrativo di prevedere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla dimensione dell'impresa e l'obbligo di attivazione in caso di crisi. Come diceva il Presidente, si è riflettuto sulla possibilità di individuare un profilo della gestione organizzativa della società scisso rispetto al profilo della gestione operativa. L'organizzazione, parlandosi proprio di modelli, sarebbe un prius rispetto alla gestione. E veniamo un attimo ad analizzare specificamente le tre norme che ho citato prima. L'articolo 2479, come dicevo, prevede la possibilità che l'Assemblea sia chiamata ad autorizzare specifici atti gestionali, ma ripeto, questo è proprio l'essenza del modello corporativo attenuato dell'SRL, a decidere autonomamente su specifici atti di gestione, tra l'altro addirittura su iniziativa degli stessi amministratori. L'articolo 2468 in tema di diritti particolari dei soci prevede che gli stessi possano essere relativi anche a profili amministrativi, e quindi vi possono essere particolari diritti in materia di nomine degli amministratori, di revoca degli amministratori, particolari diritti in relazione all'autorizzazione da rilasciare in relazione a determinati atti gestori, ma anche particolari diritti di veto. E in ultimo l'articolo 2476,8 prevede la responsabilità, questa è una norma particolarmente rilevante nell'impianto della società responsabilità limitata, la responsabilità dei soci che hanno deciso o autorizzato atti dannosi, quindi solo in caso di dolo e non anche in caso di colpa, come invece nel caso degli amministratori, che comunque rimangono responsabili in quanto hanno eseguito quella determinata operazione. Che il profilo organizzativo debba essere
scisso rispetto al profilo operativo è un principio che si sta facendo spazio in dottrina e che porta, come diceva il collega Calderoni, a far ritenere che non siano necessari adeguamenti statutari allorquando gli statuti prevedono, in analogia a quanto disposto dall'articolo 2479 del Codice Civile, che su specifiche materie gli amministratori debbano ricorrere all'assemblea per ottenere un'apposita autorizzazione, oppure che determinate materie vengano decise direttamente dall'assemblea dei soci. Molti colleghi spaventati o comunque nei primi periodi di applicazione della norma temevano che queste clausole non potessero essere più inserite all'interno degli statuti. Queste clausole, a mio avviso, in linea con quanto prevede il Consiglio Nazionale del Notariato, sono e rimangono perfettamente valide. Come ha giustamente affermato il collega Calderoni, l'articolo 2086 costituisce un filo conduttore nella definizione dei modelli organizzativi responsabili sia nelle società di persone, sia nelle società per azioni, sia nelle società a responsabilità limitata. Io penso che la società per azioni, prima dell'introduzione del codice della crisi di impresa, fosse il modello societario più virtuoso tra quelli previsti all'interno del codice civile. Ricordiamo che l'articolo 2380 bis già disponeva che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori. La riforma del codice dell'impresa ha introdotto giustamente il richiamo all'articolo 2086 secondo comma, ma non dimentichiamo che nel caso della società per azioni non era possibile da parte dell'assemblea il compimento diretto di determinate atti gestori, ma solamente il rilascio di determinate autorizzazioni. In ultimo, l'articolo 2381 prevede comunque il dovere, a prescindere dalle deleghe, del Consiglio di amministrazione alla sua interezza, di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. E questa norma non è attuale, è del 2003. La riforma dell'articolo 2475 porta a far giustizia, a mio avviso, di una tesi che ha trovato molti sostenitori nell'imminenza dell'applicazione della riforma del diritto societario. Molti autori, svariati autori, hanno ritenuto che, applicando l'articolo 2479 del Codice Civile, si potesse addirittura arrivare a sopprimere l'organo amministrativo nell'ambito di società a responsabilità limitata, concentrando l'attività di gestione nell'assemblea dei soci, cioè facendo in modo che l'attività di gestione venisse interamente concentrata nell'ambito dell'assemblea. Sicuramente l'articolo 2479, letto autonomamente, potrebbe portare ad una conclusione del genere, ma l'articolo 2479 va letto nell'ambito di un sistema più ampio. Sicuramente, come afferma il professor Rivolta, sarebbe possibile concentrare tutte le attività gestorie con la collegialità dei soci, però mantenendo comunque una distinzione di funzione. Una cosa è la funzione dell'organo amministrativo, una cosa è la funzione dell'assemblea dei soci. Senza poi considerare un altro profilo che è estremamente rilevante, ed è l'articolo 2475
comma 5, che prevede che tutta una serie di attività, quale la redazione del progetto di bilancio, progetti di fusione e scissione, decisione aumento dei capitali, sono in ogni caso competenza dell'organo amministrativo. Quindi, a maggior ragione, dopo l'introduzione del codice della crisi d'impresa, che prevede la scissione fra la funzione organizzativa e la funzione gestoria operativa lato sensu, è indefettibile la presenza dell'organo amministrativo nell'ambito delle società a responsabilità limitata, sia per la presenza dell'articolo 2475,5, che abbiamo visto prevede l'attribuzione di funzioni necessarie alla, all'amministratore unico, al consiglio di amministrazione o agli amministratori in generale. L'articolo 2479 prevede che gli amministratori sottopongono essi stessi determinati argomenti alla decisione dei soci. L'articolo 2476,8, che prevede l'insopprimibilità della responsabilità degli amministratori in caso di atti decisi o autorizzati dai soci. Gli amministratori, non dimentichiamolo, hanno una funzione essenziale in diverse materie sul piano esecutivo delle delibere adottate, e poi vi sono delle competenze specifiche attribuite agli amministratori in varie norme del codice civile. Pensiamo solo alla normativa in materia di scioglimento. Però ribadisco, l'obbligo di definire assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'articolo 2086 rende necessaria e insopprimibile la presenza dell'organo amministrativo. Ritornando al problema degli adeguamenti statutari, in particolare quello che mi preme, alle clausole che prevedono l'autorizzazione di determinate attività da parte dell'assemblea dei soci, o che rimettono direttamente all'assemblea dei soci determinate specifiche competenze in materia gestoria, io ritengo che queste clausole siano perfettamente valide. Ma quand'anche si dovesse sostenere che l'articolo 2475, per effetto dell'abrogazione implicita ex articolo 15 delle preleggi o per effetto dell'eccesso di delega di cui parlava il presidente Sciacca, si è andato ad incidere in maniera così rilevante sul modello corporativo attenuato della società a responsabilità limitata, ritengo che comunque debbano essere fatte salve le clausole statutarie che prevedono la autorizzazione da parte dell'assemblea in relazione a specifiche attività, perché come affermava il compianto professor Bonelli, l'autorizzazione dell'assemblea rimuove un ostacolo all'attività dell'organo amministrativo, il quale comunque rimane competente in via esclusiva in ordine alla decisione sul se compiere una determinata attività e su come procedere alla sua esecuzione. Pertanto io invito tutti alla massima tranquillità, nel senso che non ci sarà una corsa agli adeguamenti degli statuti entro il 19 dicembre, un po' perché queste clausole sull'amministrazione vengono, a mio avviso, giustamente fatte salve, un po' perché la normativa in materia di le clausole in materia di collegio sindacale fortunatamente sono state solitamente scritte in maniera tale da reggere agli urti dei successivi mutamenti legislativi. Io vi ringrazio. Grazie. Allora, facciamo una breve sospensione dei lavori e per le 5 meno 10 ci rivediamo qui per riprendere la seconda parte. Grazie.